Buongiorno, buongiorno a tutti, mi ripresento, soprattutto per chi magari dovesse guardare questo video separatamente. Sono Stefano Marchetti di Rettarto, l'agenzia web di Ferrara, e come azienda siamo tra gli animatori italiani della community di Plone ormai da parecchi anni. Il titolo del mio talk è come realizzare un sito web di una PA conforme alle linee guida di Agid con il supporto di Plone e con Volto, la nuova interfaccia di gestione dei contenuti di Plone. Siamo a Workplone Day, è una giornata, una 24 ore che si tiene di talking, si tiene in varie parti del mondo. In questo momento probabilmente sta iniziando anche con il fuso orario il nostro amico Manabu dal Giappone. Questo è il 13° anno che organizziamo l'evento e questo sarebbe stato l'11° anno consecutivo presso la regione Emilia-Romagna, insomma, speriamo di tornarci presto. Di cosa parliamo? Parliamo di linee guida Agid e parliamo di Plone e Volto e la soluzione che consente la realizzazione del sito in pochi passi, si chiama Io Comune, e vedremo proprio questi passi dal vivo con un supporto video, quali sono le azioni semplici per imbastire un sito da zero. Ma partiamo dall'inizio. Cosa sono le linee guida di Agid? Agid è l'Agenzia per l'Italia Digitale. E le linee guida, leggo direttamente, come dire, come messaggio testuale di Agid, sono uno strumento di lavoro destinato alla pubblica amministrazione e ai fornitori che servono a orientare la progettazione di servizi e sistemi digitali fornendo indicazioni su vari aspetti. Il service design, quindi si parla di progettazione dei servizi, content design, quindi progettazione dei contenuti, user research, cioè ricerca con gli utenti che saranno gli utilizzatori dei servizi digitali, e la user interface, cioè l'interfaccia utente. I vantaggi dell'uso delle linee guida sono tanti. Le linee guida sono previste nel codice dell'amministrazione digitale, quindi nel momento in cui l'utente è al centro, le informazioni, essendo orientate ai bisogni dei cittadini, rispondono quindi di conseguenza alle reali necessità informative. C'è un percorso anche di semplificazione, degli elementi, dei contenuti che vengono presentati agli utenti. E questo si porta indietro come vantaggio un minor sovraccarico cognitivo da parte dei cittadini e degli utenti, potendo quindi navigare più facilmente i contenuti. Una delle cose che dicono le linee guida Agid è che i siti devono essere pensati, progettati, realizzati in ottica mobile first, e questo non vuol solo dire che i contenuti, i siti sono fruibili in qualunque contesto e da qualunque dispositivo, ma vuol dire anche che vuol dire partire dall'essenziale. Questo costringe poi a definire delle priorità da parte di chi poi progetta il sito, inserisce i contenuti, eccetera. L'obiettivo principale è quello di far sentire a proprio agio i cittadini, quindi in questo modo la tecnologia diventa uno strumento abilitante per ottenere informazioni chiare, semplici e facilmente accessibili. A chi si rivolgono le linee guida Agid? Le linee guida Agid si rivolgono nello specifico ai comuni italiani. Ci sono delle linee guida molto specifiche e molto particolari, vedremo tra un attimo cosa vuol dire questo, ma in realtà si rivolgono anche a tutte le pubbliche amministrazioni, quindi non solo comuni, ma c'è anche una camera di commercio, una biblioteca, provincia, regione, università, piuttosto che un'azienda sanitaria, e che siano pubbliche amministrazioni locali o centrali, valgono comunque. Agid dal punto di vista concreto ha realizzato una serie di elementi, dei kit proprio, destinati a, come dire, chiarire aspetti specifici della progettazione e realizzazione dei siti web. Quindi c'è il kit destinato alla parte di motore di ricerca, quindi alla SEO, c'è il kit destinato alla progettazione dei contenuti, l'architettura informativa, c'è il kit destinato alla UI, cioè all'interfaccia, c'è il kit del tipo di navigazione. C'è il kit appunto sui contenuti che si incrocia naturalmente a quello dell'architettura informativa. Nello specifico, lo UI kit ce lo possiamo immaginare, come si vede in questa slide, come dei tasselli di un puzzle che possono essere assemblati in maniera diversa. E Agid dà indicazioni nel kit specifico UI a quelli che devono essere i layout di questi tasselli, ai colori, ai font, al contrasto dei colori per rispettare l'accessibilità. Questi tasselli del puzzle possono essere composti in maniera appunto diversa. Non solo, sono nati anche per essere ampliati, quindi sono molto specifiche le linee guida per i comuni, ma possono essere adattate e implementate per altri casi. Questo è un esempio in cui vediamo questi tasselli, quindi c'è il tassello magari della versione mobile in cui vediamo ad esempio la navigazione di certe aree del sito, piuttosto che la versione desktop con la navigazione, piuttosto che
una parte della home page con l'header piuttosto che il footer. Quindi questi sono esempi di tasselli. I contenuti sono sicuramente una parte fondamentale e in queste linee guida, in particolare quelle per i comuni, Agile va a definire anche l'architettura informativa, cioè il modo in cui i contenuti devono essere strutturati. Definisce quindi 4 aree principali, amministrazione, servizi, novità, documenti e dati, e per ognuno di queste dà delle informazioni molto più specifiche, in particolare nella sezione amministrazione, che sarebbe la prima voce del menu, quindi viene definito anche quello. In questa sezione troviamo tutte le informazioni sugli organi politici, l'area amministrativa, uffici, enti, fondazioni, eventuali, personali, luoghi. Poi c'è la parte dei servizi che è una parte fondamentale, sicuramente un sito di una pubblica amministrazione, di un comune in particolare, perché vengono date tutte le informazioni su quelli che vengono chiamati anche i procedimenti. Quindi di un procedimento deve essere data l'informazione di cosa si tratta, chi si rivolge, quanto tempo serve per ottenerlo, che cosa serve fare per poter ad esempio usufruire di quel servizio. E sulla sinistra, senza entrare sul dettaglio, viene definito proprio questa struttura di pagina, quindi ciò che dovrebbe scrivere proprio il redattore, e inoltre la pagina viene proposta come tipo di organizzazione come una struttura a piramide inversa, dove ci sono le cose più importanti all'inizio e le cose via via meno importanti in fondo, ma impostata anche in un modo per cui anche con una lettura superficiale è possibile cogliere il senso della pagina e del servizio che stiamo visualizzando. Poi c'è la parte delle novità, che fa un po' da raccoglitore, perché raggruppa notizie, avvisi, comunicati stampa e eventi. Questo risolve anche un po' l'annoso problema che abbiamo osservato anche noi come fornitori in tanti anni di consulenza, in cui magari non si sapeva bene come organizzare tutta questa parte, no? Soprattutto la parte notizie, eventi. Agile l'ha risolto definendo un'unica area che comprende tutti i vari sottoelementi. Poi c'è l'ultima parte, la quarta macro sezione, quella documenti e dati, e dal punto di vista numerico questa parte fa un po' la parte del leone sicuramente, perché in questa zona, in questa area, troviamo tutti i documenti che il comune produce. Poi c'è un'altra area, quella degli argomenti. Gli argomenti erano quelli che abbiamo spesso, anche in passato noi stessi, ma anche i nostri clienti, chiamati aree tematiche. E gli argomenti sono praticamente un raccoglitore che connette informazioni trasversali al sito, indipendentemente dalla tipologia, ma raccoglie queste informazioni che condividono appunto il fatto che afferiscono ad uno stesso elemento, quindi ci può essere l'argomento abitare, piuttosto cultura, piuttosto che turismo, piuttosto che ambiente, eccetera. In questa slide, non pretendo che possiate leggere queste descrizioni, ma serve solo per dare un senso generale, in blu nella parte centrale trovate i menu di primo livello, e per ogni menu di primo livello, quello che abbiamo visto poco fa, e vengono anche esplosi, quindi vengono definiti anche tutta l'architettura informativa, cioè il modo in cui deve essere organizzata tutte anche le voci secondarie, e via così fino ad arrivare alle pagine foglia. Sulla sinistra c'è l'elenco, e questa è una cosa che un elemento che caratterizza fortemente queste nuove linee guida, il fatto che vengono definiti tutte le tipologie di contenuti che deve presentare il CMS, quindi persona, luogo, novità, eventi, servizi, documenti, unità organizzativa, eccetera. E quindi di queste tipologie non solo vengono, come dire, elencati come tipi, ma vengono anche definiti tutti i campi che devono caratterizzare ogni singolo tipo di contenuto. E avremo modo di vedere insieme qualche esempio. Queste tipologie di contenuti, ce ne sono alcune, diciamo, base, che sorreggono sicuramente tutta la struttura, l'architettura informativa del sito, e sono collegati tra di loro, quindi l'unità organizzativa che è l'ufficio è collegato naturalmente ai servizi che quell'ufficio eroga, ma eventuali documenti piuttosto che persone che fanno riferimento a quell'ufficio o eventualmente anche i luoghi, e poi ci sono gli argomenti che raggruppano, abbiamo detto poco fa, tutti questi tipi di contenuti. Come abbiamo realizzato questa soluzione? Abbiamo realizzato naturalmente con il nostro CMS preferito che si sta avvicinando alla versione 6, versione 6 che avrà a bordo di default Volto, che è una nuova interfaccia di gestione. Chi ci segue magari qualcosa avrà già visto in questi mesi, anche l'anno scorso, è un front-end scritto in JavaScript, in particolare in React, che migliora ancora di più, rende ancora più flessibile la vita, diciamo, dei redattori, di chi gestisce i siti fatti con Plone. Con Plone abbiamo realizzato, grazie al supporto di Volto, Io Comune, che è sostanzialmente una soluzione
che avevi in mano, il portale web per i comuni d'Italia, ma può essere facilmente adattato a gestire altre tipologie di pubbliche amministrazioni. Consente la realizzazione di portali istituzionali e sicuramente una delle caratteristiche principali che è conforme alle nuove linee guide AGID ed è costruito sulla base delle esperienze. Ormai il comune ha un anno di vita circa tra il primo sito che è stato messo online, forse un po' meno, e questa soluzione, come dire, coerentemente con lo spirito che ci ha sempre animato, viene rilasciata in modalità open source, disponibile su GitHub, quindi è possibile scaricarla e provarla, e presenta una serie di caratteristiche. Vado un po' veloce, non c'è il tempo, non è neanche questa la sede di andare così nel dettaglio. Sicuramente il fatto di seguire le linee guida AGID vuol dire una migliore trovabilità dei contenuti da parte dei cittadini, vuol dire essere nativamente responsive, quindi adattabile a vari device, supporta tutti i tipi di contenuti di AGID, quindi argomenti, servizi, settori, uffici, eccetera, che abbiamo citato poco fa. Grazie a Volto, l'interfaccia di gestione per i redattori è molto semplificata, la vedremo insieme tra un attimo. È possibile in maniera molto flessibile strutturare le pagine, vengono supportati i contenuti multimediali, esiste l'area del calendario, delle manifestazioni, è possibile scaricare modulistica, ci sono gli oggetti bando come prevista poi dalla normativa, c'è il contenuto luogo georeferenziato sulle mappe, è possibile condividere poi il contenuto sui social. La struttura redazionale è molto flessibile, quindi è possibile adattarla a vari casi d'uso, non ci sono poi limiti al numero di redattori, insomma chi conosce Plone lo sa bene, è possibile gestire la gestione trasparente, è possibile gestire attraverso l'uso di forma i whistleblowing, è possibile definire URL, anzi sono tipicamente URL parlanti, quindi amici della SEO, è possibile definire aree riservate, sono supporto DSS, c'è il motore di ricerca full text, insomma un sacco di cose che sicuramente rendono YouComune una soluzione completa. Non solo, è possibile integrarlo con altri sistemi esterni, sicuramente con SPIDI, il sistema delle credenziali uniche di accesso ai servizi della pubblica amministrazione, è possibile integrare YouComune con l'applicazione IO, tanto nota insomma in questi mesi anche per bonus vacanze e cashback, è integrabile con PagoPA per i pagamenti online ed è integrabile anche con altri sistemi esterni. YouComune è integrabile con YoPrenoto, che è la nostra soluzione, anche questo open di prenotazione degli appuntamenti presso gli uffici dell'ente, e YoPrenoto è integrato poi già nativamente con SPID e con l'applicazione IO. Lasciatemi, come dire, uno spazio per un piccolo spot pubblicitario, nel senso che YoComune è, come dire, stato anche certificato come pacchetto, quindi esiste una versione commerciale, è lo stesso software che vi ho descritto fino a poco fa, quello rilasciato liberamente su GitHub, ma questo pacchetto è corredato di servizi, quindi è qualificato sul marketplace di AGID, come richiede la normativa, perché adesso per erogare software as a service il fornitore deve qualificare questa soluzione sul marketplace. YoComune è qualificato da maggio dell'anno scorso, il percorso di qualificazione è nato un po' prima, ma insomma il bollino è arrivato diciamo a maggio. E esiste quindi un pacchetto sul MEPA ed esistono appunto, essendo una versione commerciale, dei servizi di supporto, quindi YoComune viene erogato anche su una server farm qualificata, anche questo come richiede la normativa, noi abbiamo scelto Amazon, quindi YoComune presente ed erogabile anche sulla server farm di Milano, sui server AWS. C'è un servizio di formazione, poi la formazione viene registrata e quindi può essere disponibile poi anche a chi la volesse consultare successivamente. C'è un servizio di help desk di supporto di primo e di secondo livello e c'è anche un servizio, diciamo, di supporto alla realizzazione dell'architettura informativa, particolarmente utile nel caso poi di migrazioni da siti già esistenti a nuovi siti conformi alle linee guida di AGID. Ma vediamolo insieme in azione. Questi video sono accelerati e lo scopo non è tanto di farvi vedere il dettaglio di ogni singola funzionalità, ma di farvi vedere che attraverso delle semplici configurazioni via web è possibile costruire l'ossatura e il sito per intero. Ho selezionato alcuni passaggi secondo noi interessanti, naturalmente ci sono molte più cose da vedere, questo non è un corso di formazione, insomma non è questa la sede, e quindi vi farò vedere alcuni passaggi specifici.
Questo è un IO comune appena installato, è vuoto, a sinistra vedete la barra di gestione che caratterizza il nuovo volto, la nuova interfaccia di gestione. Questo sito è vuoto, quindi appena installato c'è solo un header e un footer. Vediamo di creare la struttura di base, gli quattro voci di menu che abbiamo citato prima, con anche la configurazione del menu. Vediamo un attimo. Andiamo a creare delle pagine, molto velocemente. Sono delle pagine normalissime, che però sono caratterizzate dalla presenza di questa minimalità, diciamo così, su ogni pagina. Vado a creare tutte le pagine. Ogni pagina può contenere altre pagine, sono come le cartelle, per chi conosce Plone, in cui è possibile annidare altri contenuti. Sto realizzando le pagine principali, vedete l'ultima è documenti e dati, sono tutte impostate nella radice del sito, eccolo. Dentro l'area amministrazione creo, appunto, abbiamo detto che è possibile creare sotto contenuti una cartella uffici, un'altra pagina uffici, eccola qua. Vado nel pannello di configurazione e voglio impostare il menu. Quindi cosa faccio? Definisco le varie voci di menu a sinistra e sulla destra vado a richiamare tutte le aree, le pagine che ho creato in precedenza. Quindi le vado a selezionare dal menu più a destra che appare, come dire, velocemente. Eccolo lì, sto linkando tutti, quindi questa è la parte documenti e dati. Vedete che la seleziono sulla destra, quella creata in precedenza. Posso spostare eventualmente le voci di menu, ricarico la pagina e ho creato molto velocemente la struttura di base e il menu. Ripeto, lo scopo qua non è di entrare nel dettaglio, ma di farvi vedere che con pochi clic è possibile configurare tutto utilizzando un semplice browser web. Prima vi ho detto del fatto che esistono una serie, IO comune comprende, presenta a bordo, già appena installato, tutte le tipologie di contenuti che prevede Agile. Abbiamo previsto un'altra aggiuntiva per gli argomenti, per aiutare il redattore a condizionare tutte le informazioni trasversali sul sito, quindi vedete bando e poi ci sono gli eventi, anche un semplice evento è un evento con tutti i campi previsti da Agile, quindi luogo, notizie, persona, servizi, eccetera. Vediamo adesso invece velocemente come creare una notizia, anche qua senza entrare nel dettaglio, e come metterla in home page. Quindi vado dentro l'area novità, aggiungo novità e comunicati stampa, perché il tipo di contenuto si chiama così, imposto il titolo, scelgo una descrizione, insomma sto facendo un po' di copia e incolla naturalmente, imposto l'immagine, eccola qua, nella parte centrale sono tutti i campi, imposto anche il testo, eccolo. Vedete che appare quel più, dove posso aggiungere degli blocchettini, quindi sono altre zone all'interno del contenuto, ho inserito un video, marco la notizia come di tipo notizia, appunto, perché potrebbe essere anche altre tipologie, e vedete che viene mostrata la pagina con il layout di Agile. Poi vado nella home page, inserisco delle fasce, chi conosce Plone è abituato a chiamarle tile, sono dei blocchettini, ho aggiunto un blocchettino e ho utilizzato un blocchettino per le news in home page in evidenza, ho scelto la pagina, la notizia che avevo appena creato, e questa viene proposta in questo modo. Anche questo in maniera molto semplice e conformemente a poi quelle che sono le indicazioni di Agile. Vediamo un altro passaggio, vediamo di impostare un intero blocco notizie in home page, quindi vado in modifica della pagina, vedete che è apparso questo più, si nota poco, ma insomma anche con lo streaming, ma c'è l'aggiunta del video. Vado a selezionare la tipologia di contenuto come se stessi impostando delle collezioni, quindi impostato come criterio tipologia di contenuto notizia, seleziono la tipologia di layout, in questo caso ne ho scelto uno che mi mostra solo la notizia più a sinistra con un'immagine, anche se le altre le hanno, imposto molto velocemente il titolo del box e imposto anche lo sfondo. Quindi vedete che in questo caso la gestione, l'edit delle pagine è molto veloce, anche in questo caso poi muovendoci all'interno dell'impianto di Agile. Di blocchi, questi blocchettini che abbiamo aggiunto molto velocemente sia nella notizia che nella pagina, ce ne sono oltre 20, ne abbiamo utilizzato fino adesso la news con immagine in primo piano, ma ce ne sono di altra tipologia, ci sono i blocchettini per i form, per gestire ad esempio un form di contatto, è possibile inserire il blocchettino con il calendario, la ricerca, lo vedremo tra un attimo, anche gli argomenti lo vediamo tra un po', piuttosto che il blocchettino con i feed RSS, piuttosto che con i social network, insomma, ci sono tipologie di blocchettini un po' per tutte le esigenze anche previste da Agile.
Vediamo adesso di creare un'unità organizzativa, comunemente detta ufficio. Vogliamo creare l'ufficio del turismo e vediamo come si fa. Anche questo è molto veloce, vado ad intrallare uffici, creo la tipologia di contenuto unità organizzativa, che è il nostro ufficio, imposto il titolo, imposto la descrizione, allego un'immagine intestata. Vedete che a sinistra c'è quella menu, che è quello previsto da AGI, quindi tutte le varie sezioni in cui è divisa la pagina. Inserisco il testo, vedete che il testo è formattabile direttamente in linea, inserisco un altro blocchettino, inserisco un blocchettino con l'immagine, la sposto trascinandola molto semplicemente e inserisco altre informazioni testuali, eccole qua, inserisco, quindi l'edit è molto semplice, inserisco un link esterno, quindi ecco la voce che viene inserita, la formatto un attimo, salvo, vado sulla parte dei contatti, sempre anche questi previsti da Agit, inserisco il nome della sede, inserisco l'indirizzo, una volta inserito l'indirizzo viene subito visualizzato su una mappa, inserisco altre informazioni di contatto, la mail eccetera, salvo, e la pagina anche questa viene visualizzata conformemente ad Agit con il menu di sinistra che consente di accedere alle varie sezioni della pagina, perché il redattore ha compilato tutti i vari campi previsti da Agit. La maggior parte sono campi facoltativi, sono pochissimi quelli obbligatori, però quelli che vengono riempiti vengono poi automaticamente resi accessibili dal menu sulla sinistra. Vediamo adesso come creare un argomento, quindi un'area tematica, e vediamo di collegarlo con l'ufficio che abbiamo creato poco fa. Quindi c'è una nuova tipologia, vado dentro, eccolo qua, l'argomento, anche questo è molto libero, inserisco il titolo, volevo creare l'area tematica del turismo, inserisco un po' di testo, seleziono le icone da un set predefinito, anche queste, come dire, conformi e idonee a questo tipo di informazioni, quindi garantiscono il giusto grado anche di leggibilità. Collego il turismo, l'argomento turismo all'ufficio del turismo creato in precedenza. Adesso vado dentro l'edit della pagina del turismo e collego la pagina del turismo con l'argomento, in modo tale che sia possibile, dall'argomento, come in questo caso, andare sull'ufficio e dall'ufficio tornare indietro. Anche questo, come dire, è il layout previsto da Agit e l'edit, l'esperienza utente del redattore, è simile a quella che vi ho descritto fino adesso anche per le altre tipologie di contenuti. Vediamo a questo punto che abbiamo inserito gli argomenti, come inserirli all'interno della home page. Quindi inserisco un blocco di tipo elenco, inserisco come tipologia di contenuto tutti i contenuti di tipologia argomento. Seleziono la vista, eccola. Questa è la pagina, scusate, non è poi in home page, ho sbagliato, è la pagina dedicata agli argomenti, quindi colleziona tutti gli argomenti trattati sul sito, una pagina dedicata fatta così. Questo tipo di layout è uno dei vari layout possibili, nulla vieta naturalmente di prevedere anche degli elenchi di argomenti senza nessun problema. Invece questa è l'impostazione degli argomenti in home page, quindi torniamo alla home page che abbiamo creato poco fa, e vediamo di inserire gli argomenti. Quindi vado in home page, inserisco una nuova tipologia di un nuovo blocco, scorro un attimo i blocchi per cercare quello più idoneo, quindi vedete anche qua, è anche l'occasione per vedere un po', sfogliare velocemente quanti sono i blocchi. Eccolo qua, c'è un blocco apposta per gli argomenti, in questo caso però non è un elenco normale in cui vengono solo mostrati uno in fila all'altro, ma devo poter scegliere quali sono gli argomenti specifici. Quindi per ogni blocchettino che aggiungo molto velocemente, nella parte centrale vado a collegare ogni blocchettino con l'argomento dedicato. Inoltre posso decidere anche quali sono gli altri argomenti, cioè gli argomenti secondari previsti sempre da Agit all'interno della pagina. Li sto scegliendo e vedete cosa succede. Vengono mostrati sotto gli argomenti principali. Questa è la formattazione, sempre conforme a quello che ci dice Agit. Imposto il titolo, ecco gli argomenti in evidenza, ecco anche questa zona viene creata molto velocemente. Quindi in maniera, come dire, anche questa molto, molto semplice. Vediamo un attimo di inserire invece adesso gli uffici, la ricerca degli uffici, anzi, per dire meglio, quindi c'è un blocchettino dedicato alla ricerca, eccolo qua, lo scelgo. Quindi ricerca nelle sezioni, perché consente di cercare nello specifico, imposto un titolo, imposto anche il titolo di aiuto,
quindi quello che appare nella zona bianca della parte di ricerca, decido anche in quale delle macro aree, delle quattro macro aree cercare, e poi collego direttamente quelli che sono i servizi che ritengo più importanti in quel momento, in modo tale che l'utente possa cliccare direttamente, possa cercare in tutta una zona dei servizi, oppure possa accedere direttamente, in questo caso, a Anagrafe Stato Civile, piuttosto che Cultura e Tempo Libero, perché sono servizi che abbiamo reso disponibili velocemente. Piccola digressione, ci avviamo verso la chiusura, come creare un sottosito? Perché un sottosito è una cosa, diciamo, che molto molto richiesta, perché in tante organizzazioni, in tanti comuni, ci chiedono di definire un sottosito, o comunque una zona del sito che sia conforme a tutto quella che è l'architettura informativa, alle indicazioni di Agile, ma che abbia la sua peculiarità. Ebbene, vediamo un attimo velocemente. C'è un nuovo tipologia di contenuto sottosito, voglio creare il sottosito della biblioteca, inserisco il titolo principale, un breve testo, inserisco il footer con il link, eccolo qua, definisco poi il colore, scelgo tra una palette di colore, ho scelto il giallo, imposto l'immagine di testata, vado a salvare e questo è il sottosito, eccolo qua. Vado però, voglio impostare le macro voci figlie di questo sottosito, quindi sto organizzando in cartelle sotto cartelle, diciamo così, per chi conosce Plone, i contenuti, questa è la seconda macro area del sito della biblioteca. E poi cosa faccio? Adesso torno sulla biblioteca, vedete che ci sono queste due pagine, però il menu è ancora quello del sito principale, quindi vado nel menu, nella configurazione del menu, perché voglio definire un menu secondario specifico del sottosito della biblioteca. Faccio quello che ho fatto prima, quindi creo le voci di menu, le associo nel sottosito della biblioteca alle due aree principali che ho da poco definito, quindi lettura e prestito interbibliotecario, le collego, eccole, vado a salvare la mia configurazione, ricarico la pagina e vedete che il sottosito presenta le due voci nuove, sono specifiche del sottosito, e il menu principale del sito padre, diciamo così, è riportato invece in alto a destra. Quindi riesco a costruire un'identità visiva specifica e anche di navigazione, pur mantenendo, come dire, nel perimetro definito da Agile. Vediamo un attimo di definire, a titolo veramente veloce di esempi, il contenuto del sottosito. Quindi questo è il nostro titolo. Voglio inserire una mappa, quindi in questo caso prendo una mappa già pronta da Google, la embeddo, eccola qua, in questo caso era per la sede della biblioteca. Inserisco un blocchettino di una tabella, giusto per far vedere anche le possibilità redazionali, eccole qua, quindi è possibile definire poi le colonne, le righe, vado a formattare il testo, eccolo qua. In questo caso appunto sono gli orari da mostrare della nostra biblioteca, e poi decido anche di inserire un altro blocchettino, quindi inserisco voglio inserire un video da YouTube, lo embeddo, lo salvo e posso spostarlo, trascinarlo direttamente, quindi impostando molto velocemente la struttura della pagina. Vado a salvare, eccola qua. Quindi noi abbiamo realizzato molto velocemente anche quest'area. E rendo conto che naturalmente questa è una passeggiata veramente in apnea velocissima, ma l'obiettivo non era quello di farvi vedere ogni singolo campo, ogni singola funzione, ma farvi vedere quali sono a livello molto macro le facilità e la flessibilità dello strumento a livello redazionale. Questo l'abbiamo visto per il comune, ma avevamo detto che questo talk era anche per le altre pubbliche amministrazioni. In realtà vale quello che dicevo all'inizio, cioè immaginiamoci l'indicazione di Agile come delle indicazioni che consentono di definire dei pezzi del nostro puzzle che possono essere assemblati in maniera diversa e anche estesa. Quindi quello che noi abbiamo fatto è prendere quanto abbiamo visto fino adesso insieme e adattarlo in altri contesti. Quindi non posso farvi vedere i dettagli perché sono tutti progetti in lavorazione. Questo è il progetto di un ospedale, quindi non ha nulla a che fare naturalmente con i comuni. Naturalmente le voci di menu non possono essere le stesse dei comuni, ma possono essere declinate con architetture informative diverse. Questo è il sito, il portale istituzionale di un'unione di comuni, quindi saranno 9 comuni più sito dell'unione. Un'unione ha delle logiche un po' diverse da quelle che sono un sito di un comune. Questo è invece un'azienda sanitaria che adotterà le linee guida Agile declinate appunto per quel caso d'uso specifico.
Questa è la biblioteca da cui ho preso spunto per farvi vedere qualche schermata poco fa. Questa invece è una camera di commercio, quindi anche questo è un contesto completamente diverso. Questo sito, la camera di commercio dell'Umbria, è già online. E abbiamo detto prima, pubbliche amministrazioni locali, ma anche pubbliche amministrazioni centrali. Stiamo lavorando al sito, una forza di polizia, insomma, ve ne parleremo sicuramente nei prossimi mesi. Io ho finito molto velocemente, molto in apnea come tradizione nei miei talk. Avrete modo, insomma, sicuramente poi di rivedere i video con più calma e poi, insomma, noi naturalmente siamo disponibili per tutti gli approfondimenti del caso. Grazie e lascio la parola a me stesso.